Interessante iniziativa questa mattina presso la sede della Comunità Montana Monti Picentini, voluta e organizzata dall'onorevole Anna Bilotti. Il perché di questa iniziativa? Buongiorno a tutti. È un'iniziativa fondamentale per quanto importante è il paesaggio per la valorizzazione delle aree interne. È un tema di cui mi occupo da tantissimo tempo e mi sono resa conto di come sia fondamentale che il patrimonio diventi una risorsa non soltanto da salvaguardare, da promuovere, in virtù dei tantissimi effetti positivi da questo genere di salvaguardia e di promozione ci possono essere nelle nostre aree interne. Quale strada seguire per migliorare? Sicuramente quella di un coordinamento tra i vari enti di tutela, parco regionale, parco nazionale, affinché un loro coordinamento strategico possa rivitalizzare le comunità delle aree interne e anche, perché no, creare delle opportunità di natura economica. Questo lo dicevo all'inizio, una sede importante, quella della Comunità Montana, che fa tanto per il territorio dei Picentini. Assolutamente, ringrazio per l'ospitalità, per l'operatività sul territorio e con l'augurio che nel presente e nel prossimo futuro si possa collaborare. Questa interessante iniziativa organizzata dall'onorevole Bilotti non poteva mancare il Parco Regionale dei Monti Picentini. Qui con noi c'è il presidente Fabio Guerriero. Un'iniziativa importante, e come si può migliorare, presidente? L'ente parco è al lavoro per creare una nuova consapevolezza. Essere cittadini del parco regionale dei Monti Picentini deve diventare motivo di orgoglio e di opportunità. Quindi bisogna superare il parco solo come vincolo. Lo stiamo facendo con azioni concrete. Come si può migliorare? Con attività di monitoraggio affidate ai carabinieri forestali. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa. Oggi abbiamo l'onore e il privilegio di avere l'ex ministro, che tra l'altro è un generale dei carabinieri forestali, per il controllo del territorio. Noi abbiamo fornito fototrappole ai carabinieri forestali, che stanno dando i primi frutti sull'attività di controllo. È evidente che solo la tutela e la salvaguardia non bastano. La promozione e la valorizzazione vanno coniugate in maniera sana a questo nuovo periodo che ci aspetta, fatto di investimenti, fatto di proposte, ma soprattutto di progettualità. Noi stiamo lavorando a questo. Vi cito solo per motivi di sintesi due grandi iniziative che abbiamo attivato. Il primo è un progetto di un cammino. Il Ministero dei Beni Culturali ci ha affidato un piccolo finanziamento per progettare un cammino. Abbiamo progettato un cammino che avrà il nome Il Cammino delle Acque alla scoperta delle grandi sorgenti del Sud. Che ricordo, come diceva il professor Ortolani, l'area dei Picentini è il santuario dell'acqua potabile. Solo per dare un numero, ogni secondo 10.000 litri d'acqua potabile partono dalle sorgenti dei Picentini per raggiungere Napoli, la Puglia e il Salernitano. Il Cammino delle Acque è un pretesto, è un modo per tenere unito questo parco, per tenere uniti territori che probabilmente a volte non sanno manco di essere nello stesso territorio. Quindi noi utilizzeremo il cammino come pretesto per creare questa identità di parco, questo brand parco che potrebbe essere un valore aggiunto per questi territori. Poi sono particolarmente felice in questo periodo perché in questi giorni approviamo il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza del santuario rupestre di San Michele ad Olivano sul Tusciano. Abbiamo avuto l'onere da parte della Regione Campania di fare questo progetto, ci siamo affidati a un'eccellenza della Regione Campania che è il Centro Universitario Grandi Rischi. In settimana approviamo il progetto di fattibilità e partiamo con un progetto e con una grande sinergia tra i comuni del parco e l'ente parco. Finalmente speriamo di superare questa difficoltà tra un ente che spesso non riesce a essere sul territorio per motivi di luoghi, di spazi, vista la grande estensione del parco regionale. Siamo qui, oggi siamo ospiti dell'onorevole Bilotti nella Comunità Montana, noi abbiamo una grande sinergia anche con Comunità Montana Monti Picentini, con i quali ci separiamo proprio le azioni, cioè se facciamo manutenzione in un'area lo comunichiamo a Comunità Montana in modo da non sovrapporci, quindi siamo in un momento nuovo, speriamo che la giornata sia piacevole. Noi sappiamo quali sono le nostre priorità e dalle decisioni politiche che vengono assunte a livello nazionale, ma molto le aree interne dipendono dal livello regionale, e vi ho illustrato un esempio, ma ne potrei citare altri. Noi capiamo quanto pesa un'area interna o quanto politicamente vuole pesare, perché non c'è bisogno di grandi stravolgimenti per cambiare il sistema, c'è bisogno di poche cose. Una piccola cosa che abbiamo fatto, architetto,
Tu hai parlato del sentiero del sentiero Italia, CAI. Il CAI, sapete, che è il primo italiano, per chi non sa l'acronimo, c'ha oltre 320.000 volontari. Io ho chiuso un accordo col CAI, l'ho anche fatto finanziare dal Ministero dell'Ambiente all'epoca. Sapete per fare che cosa? Qualcuno di voi sa cos'è il cammino di Santiago de Compostela? È il cammino che tu, secondo una via che arriva da 1200 km fino a poco più di 100 km, attraversi un pezzo dei Pirenei e poi arrivi a Santiago in Spagna. Io ho detto, scusate al CAI, vogliamo fare una... L'ho già finanziato, ho già fatto la legge, quindi non è una cosa che vorrò fare, già tutto fatto. Ma scusate, ma allora perché non facciamo il cammino dei parchi? Non il cammino Italia, il cammino dei parchi. Il Ministero dell'Ambiente fa il passaporto dei parchi, chi entra in un parco, chiuso l'accordo con il Ministero dell'Ambiente, offre pasti, albergo, percorsi, tutto green, no, con i grandi SUV, eccetera, pera, bicicletta, monopatti, morito con un mobile di fama, ma insomma in modo green, tipo cammino di Santiago, il passaporto dei parchi, in modo tale che esiste un turismo nuovo che si muove, perché qua, nelle ZEA, vedete di nuovo la visione, si offre un green diverso. Non lo puoi fare a Milano, a Roma o a Napoli, lo puoi fare qua. Si attiva una procedura completamente diversa. Perché? Perché è tutto collegato ad un sistema che già la legge consente di fare, non che si vorrà fare, già la legge consente di fare. Allora chiudo per dirvi, io grazie a Anna, che veramente le voglio tanto bene, sono venuto appositamente per raccontarvi non la storia mia, non è quello il tema, quanto le opportunità che ci sono. Non quello che ho fatto o abbiamo fatto in Parlamento o al Governo, quanto la possibilità di quello che potete fare voi. Io metto a disposizione, nei limiti delle mie capacità anche di rete di conoscenze e di network che ormai ho acquisito in tanti anni, ma principalmente di raccontarvi che c'è una seria opportunità, che ormai le norme per fare le cose ci sono tutte. Adesso è solo il momento di osare. Io vi prego, questo è il momento di osare, perché per me la cittadinanza di serie B delle zone interne non ha più ragione di esistere. Grazie.